Come state? Benvenuti su questo nuovo video. Benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese, anzi di cultura asiatica. Ovviamente sono in pigiama, sono comodissimo. Guardate che roba. No, mi sa che è peggio. Detto qui allora. Comunque, scherzi a parte, voi innanzitutto mettete un mi piace se volete appunto sostenere questo canale. E oggi, appunto, come vi ho detto già dalla premessa, parleremo di qualcosa di molto importante che so che molti di voi si chiedono e non dormono la notte, specie in questi giorni di coronavirus e quarantena. E la domanda che mi è arrivata proprio su Instagram, alla quale ho deciso di rispondere addirittura con un video, è la seguente: ma è vero che gli asiatici ce l'hanno piccolo? Oggi tanta cultura, devo dire che io non ho mai visto moltissimi, diciamo, non saprei darvi proprio una risposta concreta per poter fare delle medie. Comunque so che ci sono dei siti che hanno messo a disposizione tanti, tanti, tanti filmati, di quelli un po', gratuiti, quindi non lo so chi vuole andarsi a vedere questi filmati, però siccome l'idea sarebbe quella di monetizzare questo video, per scoprirlo io direi di andare su Google. A few minutes later. Do Asian have small dicks? Allora, vediamo. Non è facile scegliere tra tutti questi video, ma questo sembrerebbe molto attendibile. Siccome il video è in inglese, vi aggiungerò poi i sottotitoli. Do Asian men have smaller penises than other men? That's a really tough question. Can you speak about the stereotype about dick size? Have you ever dated an Asian man? Unfortunately, yes. Oh, snap. I mean, if by dated you count sex in a garbage room during college, then yes. I have not seen the penis of every single guy I've dated, so I don't know if I'm a good measure. I haven't had as many runs around the block as others per might say. Lei non la dà a tutti, praticamente. I hate to confirm any traditional stereotype, but I mean the smallest I've seen was an Asian. I was pleasantly surprised because I grew up like I don't, you know, I have to admit I heard that one before, and that and the bad driver thing. Ma davvero, anche in Italia, cioè, gli asiatici hanno lo stereotipo di guidare male? Perché io sapevo quello delle donne, poi non sempre è vero, però non sapevo anche quello degli asiatici. Voi l'avete mai sentito? Io so che i cinesi non fanno mai benzina, questo è un stereotipo che c'è, però non so il resto, ditemelo voi. Are you serious? I'm totally serious. Like my thumb. Hard. Hard. Actually, the smallest penis that I'm aware of in my experience has not been Asian. So, some Asian guys are like normal, average, and bigger actually than. Oh, are they? I didn't know that. Like, the smallest penis I've ever seen wasn't Asian guy. No, no, sono proprio degli esperti queste, ma anche lei devo dire che sta facendo un servizio notevole. You've seen black penises that were tiny and Asian penises that were huge? My experience. Ci vuole un po' di informazione qui su YouTube, davvero un video di tanta cultura anch'io sto facendo oggi, infatti ringraziatemi per il contenuto che sto portando su questa piattaforma. You saw a tiny black penis on a giant black man? Cioè, hai visto un piccolo, piccolo cazzo nero su un grande grande uomo e la risposta è: sono in trepidazione per sentire la risposta. Yes. Stereotypes dying right here. You went into this thinking you were gonna find a, but you found a. I found a, like a surprise. Average Asian penis length, if you had to average. When it's hard? Definitely. Red Bull for the most part, yeah. Oh, this is big? Maybe a little shorter, like here. Sorry. Somewhere in between Red Bull and Monster. Yeah, that sounds about right. Yeah. I'm really tired of comedians talking about small Asian dicks, by the Me way. It's kind too. of like it's Yeah, me old. too. It's like, okay, talk about something else. Scherzi a parte, comunque sono molto d'accordo con la tipa che ha parlato alla fine perché
In effetti, cioè, non penso che sia veramente uno stereotipo, non so da dove sia iniziato e non credo neanche che sia reale questa cosa, però oggettivamente non lo so. Comunque, boh, lo trovo un po' noioso che spesso, insomma, si gioca su fare battute, scherzi su ste cose che alla fine, boh. Quindi, cari comici, trovate qualcosa di più divertente di cui parlare, ecco. Vabbè, ragazzi, in ogni caso, meglio che vado a asciugarmi i capelli in qualche modo, altrimenti mi trasformerò in una specie di fungo. Quindi, che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su. E questo video lo faccio anche per ricordarvi che domenica, all'ora 1 di pomeriggio italiana, uscirà sul mio canale di musica il mio nuovo music video, When You Fall Apart, che è questa canzone dei DNR che ho ricantato con il testo mio, quindi spero vi piacerà. Ci sono anche due cosplayer famosissimi russi che vestiranno i panni di Eren e Levi di appunto Attack on Titan, e ci sarò io che farò Jean. Quindi se vi piace l'attacco dei giganti e vi piace la mia musica, mi raccomando, mettetevi la sveglia all'una di domenica, venite tutti sul canale di musica, ve lo lascio qui. E venitevi a vedere il mio nuovo music video, ci tengo. Forse farò anche una premiere, non lo so, forse sì. Quindi in ogni caso vi aspetto proprio tutti a luna, che così possiamo chattare. La premiere in caso l'annuncerò sul mio Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram. Grazie sempre per vedere questi video, sto cercando di fare dei contenuti un filino più leggeri perché si respira veramente un'aria pesante, ragazzi, lo so, e mi dispiace, però cerchiamo di tenere duro e di fare l'impossibile perché tutto questo finisca, se restiamo insieme tutto finirà al più presto. Un salutone da Seba e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! Freddo, puttana proprio, e sta nevicando, cioè vi rendete conto che sta nevicando a Tokyo? Ci sono i sakura che stanno sbocciando e la neve, bene. Vabbè, a parte che quest'anno hanno vietato di fare hanami, quindi in realtà non si può neanche fare il picnic in molti parchi. Tu dici? Volete essere nel vlog della settimana? Sì, io poi faccio una storia. Ok, va bene. Guardate che siamo in questi zaccaina proprio a caso. Ho appena fatto whitening dei denti, quindi posso bere solo acqua. Però fa lo stesso. Guardate chi c'è di nuovo. Michela e Dice. Dice. Ragazzi, questo è... l'ho già detto che è Hoke. Non mi ricordo. Questo è Hoke, che è il mio pesce preferito. E questo è il gambero. Cos'è che ci ha appena detto lo chef? Se vogliamo mangiare la testa di un pesce. Di un burì, sì. Per tre persone, tra l'altro. Quindi adesso tra un po' arriverà la testa. Wow, che meraviglia. Adesso ci sta per arrivare la testa. Ce la mette su. Guardate che posto giapponese. Guardate che spettacolo. La testa del pesce. C'è anche la televisione. L'attacco dei giganti e la prevenzione contro il corona. Guardate che buono. Questo è questo don che c'è a Koenji, che mi piace un casino.
guardate che roba, buonissimo.